IdeaWebTV.it, buonasera, siamo ancora in compagnia di Antonio Bertolotto che salutiamo subito. Buonasera signor Bertolotto. Buonasera, buonasera. Buonasera, allora l'avevamo lasciata la scorsa settimana, giovedì scorso, dalle parti di Borgio Verezzi, l'obiettivo era finale Ligure. Dove si trova oggi, da dove è partito e dove arriverà questa sera? Stamattina sono partito da finale Ligure per Savona. Perfetto. Ha avuto modo, come sempre, di incontrare persone e, diciamo, parlare della sua idea, del movimento, il suo se sì? Una scuola di bambini delle scuole elementari, ai quali ho potuto, sulla spiaggia con le maestre che gli stavano parlando proprio di ambiente. E allora ho avuto modo di inserirmi e di parlare anch'io un po' di ambiente, di raccolta differenziata. I ragazzini erano molto molto interessati e dicevano: ah, questo lo so già, ah, questo me l'hanno già detto. Quindi già informati. E poi ho fatto un bel incontro il vice sindaco del comune di Rialto con un'altra persona del comune che mi sono venuti incontro a Spotorno, mi hanno aspettato davanti al municipio di Spotorno e anche lì abbiamo fatto una bella chiacchierata e abbiamo preso anche un caffè. La stanchezza comincia a farsi sentire oppure no? No, direi che si sta abituando, il sistema si sta abituando, le gambe portano, ho superato i problemi dei primi giorni che non avevo scarpe adatte, adesso ho delle scarpe adatte. E va tutto bene, va proprio bene, sono contento. Quindi si è equipaggiato bene, diciamo. Che ho incontrato molta gente con le quali ho parlato e c'è molta tristezza, abbandono. La cosa che mi ha preoccupato molto è abbandono. Su una quindicina di persone con le quali, gruppetti di persone con le quali ho parlato, soltanto due avevano una certa ira. Gli altri erano... Rassegnazione, dice. Voilà, così come dicevai. E questo non è bello, questo non è bello per niente, perché l'italiano non merita di diventare così che accetta tutto. No? Certo, abbandonato a se stesso, dice. Sì. Non hanno più nessuna speranza, tutti i racconti di persone che non credono più in niente. Via. E io li ho rincuorati dicendo: Weyla, guarda che il governo si è fatto carico di fare le prime riforme, le cose più importanti, poi ci sarà poi di nuovo un governo votato dal popolo, ma dobbiamo lasciare lavorare questo e vedrete che la cosa va in positivo, perché nessuno può, non è inimmaginabile che si possa continuare così. Chi va al governo adesso con la convinzione di dover fare qualcosa, non più per cose personali o roba del genere, almeno io penso sempre in positivo. Certo, per sbloccare la situazione, certo, ovviamente. Senta, a proposito di questo, anche alla luce del viaggio, di come è iniziato, diciamo dei segni che ha avuto lei nel corso e nel cammino, come giudica la decisione del neo presidente del Consiglio eletto di ritirarsi? È una buona idea secondo lei? Ottima idea, perché fuori dai punti di grandi contatto, in forma più riservata e più serena, trattare argomenti così importanti, anche quegli ambienti hanno lo spirito, e poi per di più il convento è un posto di meditazione e chi si governa deve proprio meditare su cosa fa e su cosa il paese ha bisogno, dando le giuste priorità. Allora, noi come sempre la salutiamo e ci sentiremo poi domani, ci racconterà dove è arrivato e buonasera, buon riposo e a domani. Grazie a tutti. Grazie a lei, buona serata.